Christmas and a happy new year. We wish you a Merry Christmas. Ciao a tutte e benvenute in questo nuovo video. Avevo bisogno di un po' di motivazione per cominciare le mie pulizie non giornaliere ma più profonde, perché con l'arrivo del Natale ogni volta poi comincio a fare, prima di addobbare casa, delle pulizie un po' più approfondite e oggi voglio fare un video dedicato alla pulizia a zone. Cominciamo con la cucina, quindi magari farò altri video dove mi dedicherò a stanze della casa, però per questo video ci dedicheremo alla cucina. Perderò molto tempo sicuramente perché voglio andare a fare tutto l'interno dei mobili della cucina, anche se qualche cassetto lo salterò, però ve lo farò vedere pure. Quindi soprattutto quelli della cucina, ne ho due ad esempio, anzi tre, che ho sistemato da poco. È una cucina stra vissuta, perché la mia è una cucina con open space, con il salone, quindi un unico ambiente. Quindi immaginate, noi viviamo qui dentro, quindi ovviamente non può essere una cucina organizzata al tipo da rivista, ma è una cucina vissuta da una famiglia, soprattutto con una bimba che ogni volta apre i cassetti e mi smantella tutto. Quindi cerco di mantenere in ordine la mia cucina, però purtroppo non riesco al 100%, però faccio il possibile per mantenerla in ordine. E quindi in questo video approfitterò sia di fare un video motivazionale di pulizia che di farvi vedere l'organizzazione della mia cucina, quindi come ho organizzato un pochino il tutto. E inoltre a fine video, quando la cucina poi sarà tutta bella, pulita e sistemata, vorrei anche incominciare a inserire qualche decorazione natalizia, quindi sarà un video un pochino vasto, spero vi faccia piacere. E noi appunto cominciamo. Ogni tanto mi fermerò perché voglio darvi, magari farvi vedere i prodotti che utilizzo in cucina, i panni che utilizzo per la cucina, quindi vi farò un pochino vedere. Cominciamo subito perché altrimenti non me ne esco più. Inoltre, una cosa importantissima, cominciamo da lavare le tende, quindi adesso mi vedrete arrampicare sulla scala per smontare le tende e lavarle. È una cosa che devo assolutamente fare, perché l'altra volta appunto guardavo le tende e dicevo hanno bisogno di una bella lavata, quindi adesso vado a lavare, approfitto di queste bellissime giornate. Inoltre io adoro quando lavo le tende perché poi mi lasciano un profumo di ammorbidente incredibile in casa. Comunque cominciamo subito, non parlo più e via. Ready to go out, but then I thought, man, what's the point? Allora, per lavare le tende vado a spruzzare lo Chantecler per sbiancarle un pochino, comunque renderle un pochino più pulite. E poi come detersivi utilizzo questo qui della Formil, che prendo da Lidl, con cui mi trovo benissimo. È un bel bottiglione di detersivo, infatti mi sta già finendo, meno male che ne ho sempre qualcuno di scorta a casa. E poi come ammorbidente il mio amato Lenor, utilizzo questo qui nella vaschetta. E poi vado a mettere un tappino di ammorbidente anche sui capi, questo qui a palline, sempre la stessa profumazione, risveglio primaverile, quindi entrambi. E poi ragazzi, ho scoperto questo additivo dell'omino bianco da poco, con cui mi sto trovando benissimo. Questo qui è per i colorati, però l'ho utilizzato in realtà anche per i bianchi, ha funzionato lo stesso, li sbianca, li sgrassa, elimina le macchie e fa brillare veramente i colori, quindi veramente mi piace tanto. C'è anche la formula proprio quella per bianchi, ma io insomma utilizzo questa, e questi qui li igienizza anche, quindi adesso un tappino di questo anche nella vaschetta del detersivo.
Allora, cominciamo da questo mobile qui sopra il forno e i cassetti, quindi cominciamo da questo. Difficilissimo pulire l'acciaio, io lo odio. Infatti i prossimi elettrodomestici che io dovrò avere saranno non in acciaio, assolutamente. Comunque, niente, quindi vado a pulire questa, la cappa. Allora, la cappa la faccio semplicemente con questo panno ben strizzato. Allora, ve ne ho già parlato di questi panni, però volevo essere più chiara facendovi vedere la marca. Allora, questa qui è la marca Casa Vip Micro Fibra Max. Scusate, perché c'è Sofia che ha bisogno di me. Tieni. Il massimo della pulizia su ogni superficie solo con acqua. Come vi ho già detto in altri video, io mi trovo benissimo. Vi faccio vedere la marca perché l'altro giorno l'ho acquistato. E lo trovate ovunque, ragazzi, anche al mercato. Io l'ho trovato da Pro Shop, che è un negozio di detersivi vicino a casa, ma secondo me lo trovate forse anche da Perdico, ma anche negozi tipo Acqua Sapone. Quindi questi negozi ben assortiti di detersivi lo trovate. Non è, deve essere per forza questa marca, ma ce ne sono anche di varie marche. L'importante è che è sottile, costa sempre un euro. Qualsiasi marca io ho provato, l'ho preso sempre a un euro. Sempre celeste l'ho provato, veramente funziona benissimo. Io ultimamente pulivo la cappa e mi rimaneva tutta lonata, invece con questo panno, sotto consiglio della mia mamma, mi viene spettacolare, quindi lucidissima e senza loni. Procediamo.
classico, questo qui con cui mi trovo davvero benissimo. Ragazze, allora buongiorno, è il giorno dopo. Alla fine ieri non sono riuscita poi a mettere le decorazioni e quindi le ho messe questa mattina. Allora, volevo appunto farvi vedere un pochino come ho organizzato la mia cucina. Ragazze, è una cucina stravissuta come vi ho già detto, quindi ovviamente tutto è organizzato secondo le nostre esigenze. Magari a qualcuna non può sembrare ordinatissima, ma veramente ho organizzato la mia cucina secondo le nostre necessità, le nostre abitudini, quindi diciamo che tempo fa, quando mi ero sposata, avevo fatto un video sull'organizzazione della cucina, ma nel corso del tempo, quindi dopo 4 anni adesso, 4 anni e mezzo, veramente le nostre abitudini sono totalmente cambiate, le nostre necessità, quindi vedrete un'organizzazione diversa rispetto a prima, che negli anni, nel tempo, magari è anche migliorata per noi, per il nostro punto di vista. Comunque, procediamo, vi faccio vedere tutto e vi faccio vedere anche gli addobbi. Non ho riempito tantissimo la cucina perché a me non piace riempirla troppo, poi mi dà un senso di confusione, quindi preferisco mettere poche cose, ma graziose, nulla di che, però insomma carino. Tra l'altro devo ancora sistemare il tavolo perché ho messo il centro
natalizio, però praticamente ho in mente di fare un centro tavola più carino, più grazioso, quindi momentaneamente ho lasciato il vaso, quello che ho sempre sul mio tavolo, però poi nei prossimi video sicuramente vedrete qualche cambiamento, ma comunque vi tengo aggiornate, quindi vi faccio vedere. Procediamo dalla cucina, dall'organizzazione. Allora, cominciamo dal mobile forno, quindi dalla colonna forno, da quello che abbiamo cominciato a pulire appunto all'inizio. Quindi vi faccio vedere, io ho l'abitudine di tenere sempre questo copriforno, in realtà è un centro che io mettevo all'inizio sul tavolo, però poi l'ho cominciato ad adoperare come copriforno perché non riesco a trovare un copriforno bello che mi piaccia, sono sempre tutti sempre gli stessi, sempre i classici. Quindi diciamo che questo qui è un centro che mi piaceva e quindi ho deciso di utilizzare questo. Lo tengo lì perché odio vedere le pentole attraverso il vetro che ci sono all'interno, le padelle. Tengo le padelle lì perché in realtà non so dove metterle e poi perché sono delle padelle che non utilizzo quasi mai. Io utilizzo solitamente due padelle, una più grande e una più piccola, che tengo poi in un altro posto dove poi vi farò vedere, che sono più appunto alla portata di mano, però le padelle che comunque non utilizzo, non avendo altro spazio, li metto lì e quindi copro con il copriforno. Allora, questo qui è il mobile appunto sopra il forno. Allora, io in questo mobile, in questo pensile, vado a mettere tutto ciò che io non utilizzo in maniera frequente, soprattutto in quella parte lì in alto. Allora, lì ci ho messo la macchina per fare lo zucchero filato, quindi non la prendo quasi mai. Poi qui ci sono appunto dei frullatori che non utilizzo quasi mai, però li ho messi qui proprio al limite per poterli prendere. Sono delle formine, degli accessori per i dolci, quindi queste cose qui solamente utilizzo in maniera magari un po' più utilizzo più spesso, ma quelli proprio dietro non li utilizzo quasi mai. Poi qui invece ho messo i lunchbox di Sofia, quindi dei portamerenda, li ho messo dei vassoi che comunque non utilizzo spesso, ma però li ho messi lì per prenderli più facilmente. Poi utilizzo queste alzatine. Queste alzatine le trovate da Ikea. Io ne ho due grandi e una più piccola. Qui ho messo le tazze per il latte nostre e anche di Sofia. Poi lì c'ho una scatola con delle cose che non utilizzo quasi mai e quindi che prendo appunto raramente. Qui appunto il frullatore a portata di mano, che questo qui lo utilizzo insieme alla frusta e al frullatore, quello lì con le lame per frullare, e quindi questo appunto è il pensile sopra il forno. Diciamo che questo è un pensile che apro molto raramente perché non utilizzo molto queste cose qui dentro. Poi passiamo ai cassetti. Ok, allora, per quanto riguarda i cassetti, utilizzo questi due come per le posate. Allora, qui nel primo, solitamente, vabbè, qui c'è la tovaglia perché ogni volta che io sparecchio poi la tovaglia pulita, che posso ancora utilizzare, la vado a rimettere nel primo cassetto. Comunque, qui ho vari tipi di coltelli, apriscatola, la carta forno, pellicola, carta stagnola, insomma, delle cose un po' batticarne, le forbici, insomma, degli accessori che comunque non prendo sempre, però comunque utilizzo. Poi nel secondo cassetto invece tengo le posate, eccole qui. Allora, ho delle posate che non utilizzo tutti i giorni. Poi ho i cucchiaini, le posatine di Sofia, le palettine per i dolci qui, le borracce per lo sport di mio marito e vabbè, vari accessori un po' così che ho appunto sistemato nel cassetto delle posate. Poi abbiamo il terzo cassetto, che è dedicato a tovagliette, ai strofinacci, grembiuli, insomma, così.
Poi nel quarto cassetto troviamo degli accessori che io non sapevo dove mettere, li ho messi in questo cassetto, quella padella che non utilizzo quasi mai perché serve per le crepe, la utilizzo molto raramente, vabbè, delle lucine, delle tovagliette, dei posaceneri, insomma, dei vassoietti, delle cosine che comunque così vado a conservare in questo cassetto. Qui abbiamo la lavatrice, quindi non ve la faccio vedere, comunque qui c'è la lavatrice. E poi abbiamo questo pensile qui in alto sopra la lavatrice, che adesso vi faccio vedere a cosa l'ho dedicato. Allora, apriamo. Allora, questo pensile l'ho dedicato interamente ai contenitori. Allora, troviamo i contenitori, tutti i contenitori che appunto ho in cucina. Mio marito soprattutto utilizza tanto i contenitori perché al lavoro si porta il mangiare, quindi anche per lui stesso, per facilitarlo, ho messo tutti i contenitori in un pensile, così non mette a cercare contenitori ovunque, quindi tutti i contenitori sono qui. I contenitori e anche le insalatiere. Poi qui abbiamo la cappa e poi in cucina qui ho due cassettoni giganti. Allora, qui abbiamo il primo cassetto. Mi trovo, ragazze, benissimo con queste scatole dell'IKEA. Vi lascio casomai i nomi di queste scatole qui in video, così li potete cercare direttamente sul sito IKEA. Allora, partiamo da qui. Allora, questa qui la utilizzo come porta spezie, quindi siccome noi utilizziamo molto le spezie, le ho messe tutte qui. Quindi qui ho messo appunto le spezie. Poi altri contenitori, vedete, sta tutto ben in ordine, sistemato. E allora, nel primo contenitore io ho messo le farine, quindi delle cose che comunque non uso sempre, però comunque servono in cucina. Poi questi qui li ho lasciati qui a portata di mano perché non li utilizzo tanto, i sacchetti appunto per il gelo. Poi in questo di qui invece ho messo delle cosine per i dolci, vedete, chiudo il coperchio e sembra tutto in ordine, e comunque diciamo non vedo tutto questo aprendo il cassetto. Secondo me è una genialata queste scatole. Comunque poi qui ho altri contenitori sempre di IKEA. Allora, questa qui la dedico a mio marito con fette perché lui mangia appunto le fette biscottate integrali e i cracker integrali. Invece questa qui è dedicata a me perché sono le fette biscottate classiche. Poi qui abbiamo zucchero e sale, i pancarre che faccio a Sofì, insomma queste qui invece le ho prese da Lidl e sono delle scatole porta biscotti. Qui ad esempio ci ho messo i cereali, vabbè, i biscotti aperti e qui dei biscotti, altri biscotti. Quindi diciamo che qui tengo, diciamo, più che altro le cose per fare anche la colazione. Qui c'ho il sale, lo zucchero, i pancarrè, insomma. Questo cassetto è dedicato a questo. Poi c'è il secondo cassetto, che è dedicato invece allo scatolo delle cialde. Poi abbiamo qui un'altra scatolina, qua una cesta di plastica che ho preso al mercato, e in questa qui tengo tutte le cose tipo tisane, insomma, cosine così. Poi qui tengo gli oli e olio appunto per friggere, o l'olio d'oliva, l'aceto, insomma tutte le cosine dell'olio le tengo qui. Poi questa è una dispersa che Sofia ha messo qui, vabbè, la metto qua. Qui invece tengo i barattolini del miele, cannuccia,
Poi ho selezionato tutti i coperchi dei contenitori in questa scatola qui, che trovate anche da Ikea, però questa qui non è Ikea ma l'avevo trovata al mercato. È praticamente un contenitore lungo e stretto dove voi potete inserire tutti i tipi di coperchi. Li tengo qui perché mi trovo veramente molto molto comoda, e quindi questo così. Passiamo al pensile qui sopra, la K. Allora, in questo pensile, vi faccio vedere, tengo la mia batteria di pentole. Allora, lì in alto ho messo quelle che non prendo sempre perché appunto sono troppo grandi, e invece qui in basso prendo quelle che utilizzo praticamente ogni giorno. Questo divisore per coperchi lo trovate anche questo da Ikea ed è fantastico. Io ci ho messo anche i vassoi, è veramente molto molto comodo. Quindi questo qui, ci tengo la batteria. Poi andiamo sotto perché abbiamo appunto un mobile ad angolo. Allora, vi faccio un po' vedere. Allora, in questo mobile ad angolo io metto vari tipi di biscotti, i contenitori per la pasta. Questo l'ho uscito ieri pomeriggio, Sofia, ed è rimasto qui che ci giocavo. Dovrei ricaricare appunto i contenitori per la pasta, ma mi è scocciata. Comunque poi lì ho altre scatole dove ho tutte le cose, ad esempio per la festa di Sofia. Lì c'ho una tortiera, qui ci nascondo, in realtà queste le metto qui. Queste le metto qui perché le nascondo da Sofì. Lì c'ho la tortiera, delle caramelle per Sofì. E poi c'ho queste scatole comodissime, anche queste di Ikea. In questa tengo tutti i pacchi aperti, nemmeno per lasciarli così sparsi nei cassetti che creano solamente disordine. E poi invece qui metto tutti i pacchi della pasta aperti o comunque smezzati. Li metto tutti qua dentro così appunto non creano confusione. Mi trovo benissimo con questi contenitori. Ve li faccio vedere così vedete un pochino la grandezza. Eccola qui. Poi chiudiamo e poi ho quel pensile ad angolo. In questo pensile ad angolo invece, allora lì sopra ci tengo tutti i piatti da servizio, quindi quelli che non uso quotidianamente ma che prendo solamente se ho invitati. E poi qui invece, da questo lato, le tazze per il caffè con la moka. E poi da questo lato ho messo vari bicchieri che non utilizzo quasi mai, però comunque li ho messi qui. E lì ci sono altri bicchieri sotto l'alzatina. Qui sopra ho recuperato dello spazio e quindi non so bene cosa mettere ancora, ma sicuramente provvederò presto perché tanto lo spazio non basta mai. Poi sopra, qua accanto, abbiamo l'altro pensile. Allora, questo qui l'ho dedicato, questo reparto, a Sofia. Infatti qui ho messo i suoi piattini, qui ho messo questa vaschetta che utilizzo quando lavo le sue bottigliette. Invece di chiuderle immediatamente, visto che magari rimangono un pochino umide, le metto un po' a scolare qui. Qui ho messo qualche bottiglietta, i suoi bicchieri e qui i biscotti. Poi lì sopra invece ho messo delle insalatiere un po' più particolari che utilizzo solamente quando vengono degli ospiti, e lì la bilancia che avevo preso tempo fa a Lidl ma che non utilizzo quasi mai perché mi trovo strabene con questa qui digitale. Questa. Poi qui abbiamo la lavastoviglie che è piena, la devo andare a svuotare. E
poi ragazze abbiamo questo, ok, allora anche questo l'ho molto l'ho sistemato perché non se ne capiva più nulla. Allora qui ho lasciato i scolapasta, qui abbiamo dei pentolini per il latte, lì abbiamo dei tagliapizza, delle grattugie, questo è un contenitore che utilizzo per il formaggio grattugiato, gli imbuti, qui metto le posate giornaliere e qui i piatti giornalieri. Allora, questi piatti qui bianchi sono favolosi, ragazzi, anche questi li ho presi da Ikea, ma qualche anno fa, quindi non di recente, e sono costati, mi sembra erano 50 centesimi al pezzo, ma mi trovo benissimo perché sono veramente leggeri e quando vado a lavarli a mano praticamente sono leggerissimi, quindi veramente non si fa fatica. Invece dei piatti come questo qui è di servizio, ma l'ho messo qui per utilizzarlo perché appunto ne avevo bisogno. Questo qui è più pesante come piatto, invece con questi mi trovo veramente benissimo. Anche questi comunque sono leggeri, questi qui li avevo presi con dei punti al discount. E poi abbiamo qui sotto, abbiamo il sottolavello appunto, che vi faccio vedere come ho organizzato. Allora, per il sottolavello, allora lì ho una serie di cose tipo tostapane planetaria che tengo lì perché non voglio creare confusione sulla cucina. Io preferisco una cucina più libera, con più piano di lavoro che è troppo piena. Quindi diciamo che li ho messi lì, quando li devo usare li prendo, non ci vuole nulla. E poi qui ho una scatola, anche questa di Ikea, sempre vi scrivo il nome in video, e qui appunto lo scolapiatti. Lo scolapiatti con questa cesta che utilizzo per spugne e cose varie. E questo contenitore qui è comodissimo perché metto tutti i detersivi e non ho tutti i detersivi qui che si vedono, che creano solamente disordine. Quindi questo appunto è il mio sottolavello. E poi in più ho questi appendini ai laterali che ho preso dai cinesi, ma che sono fortissimi perché li ho già messi da mesi, forse anche da qualche anno, e tengono perfettamente, non ci sono ancora scollati. E poi ragazze, infine ho questo mobile basso. Allora qui ci tengo il passaverdura, lo schiacciapatate, poi qui lo tengo libero e qui c'ho un cassetto dove tengo tutte le teglie, non sapevo dove metterle, ma comunque qui mi trovo comoda ad utilizzarle qui. Quindi questa qui è appunto la cucina. Adesso l'ho un po' vestita con le decorazioni natalizie, anche se non troppo. Qua c'è la mia amata Frog, il mio angolino da caffè. Qui ci tengo questo vassoio che ho preso da Ikea, con questa alzatina che ho preso da Suprivalia. Questi barattoli, questo barattolo qui portacialda, me lo chiedete sempre, l'ho preso da Maison du Monde forse l'anno scorso. Poi qui ho il cappuccinatore, praticamente questo qui me lo vedete spesso nei video, spesso mi viene chiesto appunto dove l'ho preso. Allora, vi scrivo la marca di questo cappuccinatore qui in video e inoltre vi lascio il link in descrizione perché l'ho acquistato su Amazon ed è forse uno dei più validi cappuccinatori, perché ne avevamo acquistato anche un altro, ma era talmente poco capiente che usciva poi tutto il latte di fuori. Invece questo qui è 200 ml, però anche se voi riempite fino a qui, perché arriva qui solitamente i 200 ml, poi c'è tutto questo pezzo che permette
al latte di non uscire fuori e di non schizzare, quindi veramente è ottimo. E inoltre questo qui sia riscalda, poi monta anche il latte e addirittura potete anche preparare dei frappè e raffredda anche, quindi è veramente ottimo. Poi qui ho messo una tazza da pupazzo di neve, qui un contenitore, questo qui porta biscotti natalizio che ho preso da Maison du Monde, il guanto natalizio, vabbè, la cappa l'avete già vista, questo qui. E poi ragazzi, ho l'abitudine sempre di tenere un blocchetto qui in cucina, perché quando mi finiscono le cose che vado utilizzando, quindi la spesa, me li vado appuntando qui, altrimenti me li dimentico. Quindi questa qui. E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi è stato a me di motivazione, perché con la scusa che appunto dovevo fare il video mi sono impegnata ancora di più a pulire la cucina, a sistemare. E la prossima volta faremo un video sulla parete attrezzata, quindi insomma avremo anche altro da fare. E niente, io vi mando un grandissimo abbraccio, un grande bacio e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao.